Ben ritrovati su questa eterna sofferenza che è il regno di Russia, l'impero di Russia che non è ancora un impero, e le sue varie rivolte. E noi che abbiamo dovuto rinunciare a svariate cose, e ai ribelli che stanno crepando di fame, come stronzi, come è giusto che siano, intanto che noi ci prendiamo pezzettini del loro territorio. E spero continuino a camminare tutti belli uniti, in modo da soffrire le sofferenze di questo mondo. Alzo la città a 4, ovviamente. Sai che stanno venendo a prendermi il giro, no? Loro diranno, tutto ce la facciamo. Io mi metto un limite, e il limite qual è? Ok. Questo è il limite. Porto le truppe giusto dietro il fiume. Ah no, vanno a nord. Bella passeggiata della morte. Guardali, guardali come sono tutti trompi, tronfi. Ho un figlio maschio io. No, di che stiamo parlando qua, scusate? La mia sorellastra. Vai. I don't give a fuck. Ah, sì, 16, vai, sei un bravo. Mi sembra che stiano comunque cercando di venire a prendermi il giro, però in una maniera differente. E mi sembra che non muoiano abbastanza alla svelta questi. Stanno morendo solo i cosi, stanno morendo solo i ribelli. Poi c'è l'armata dei tizi qua che pensano di essere i gran fichi. Ah, non mi attaccate? Non mi attaccano, quindi? Questa è la loro decisione. Potrei chiamare. Addirittura tutta quella parte del territorio, se perdiamo, viene perso. Madonna mia. Cioè, quando morirò. You can declare war, you can call house member. Ma diciamo che gli house member hanno i loro problemi già. Pensavo venissero qua ad attaccarmi, invece niente. Se vado io di là, se vengo io a prendervi il giro. Hanno fatto i timidi. Facendo i timidi? Devo beccarli separati, devo beccarli per riuscire a stomparli per bene. Oppure mi devo prendere come ho fatto qua le loro stupide case. Verranno secondo voi? A me sembra che adesso abbiano tipo. Defending my river crossing, defending taiga, better army commander. Questo è un ufficio personale. More commander traits, more men at arms. Cane, sono dei bulli loro. Sì, sono proprio dei campioni. Sono un po' contrito da sta cosa qua. Vediamo se c'è una delle loro città che posso attaccare, che è qua vicina. Questa. Anzi, questa. Sì, io sicuramente non gioco bene la corregli dietro. Allora sto punteggio qua. Attaccante controlla i war target. Cioè che sono questi? Sì, saranno quelli perché si sono andati tutti sopra a difendere perché c'era uno che tentava forse di ripigliarseli. Sbaglio o sono crepati? No, 3000 qualcosa, ok.
Eccoci. Tra 1.400 stanno inseguendo i tizi. Ma neanche loro hanno più da mangiare. Vediamo, vediamo. Io sono abbastanza sicuro di poterla vincere sta guerra qua contro sti ribellacci. Stanno sediando lì in alto. Vediamo se qualcuno decide. No, si stanno stazionando. Ok. Ok, ok, ok. Non so quanti punti mi farà perdere quella cosa lì, ma... è così. Adesso salgo. Prendo qua. Per conquistare quei 5 punti che mi darà sto schifo. Però dammeli. Se no, sono nella cacca. Oh, porca puttana. Guarda che non mi ticca. Oh. Non c'è un commander migliore di me da mettere qui in cima su questa... Sì, lui. Allora, lasciamo andare avanti. Devo arrivare, mi sa, allo scontro qua, signori. Qua figa, ma che cancro è che continua sta lag? Life perk ho preso, ho capito. Cioè... Open minded... Ah, ma non serve niente, mi serve di andare subito qua. E cosa succede se ci avviciniamo? È bella stretta questa qua, eh. Ma mi sa che la spuntiamo noi. Eh già, abbiamo spuntata. E adesso qua cadranno delle teste, perché io non è che aspetto che succeda di nuovo sta menata qua, signorina. Guardate quanti siete, quante belle persone che hanno tentato di fare la gabola, hanno tentato di ribellarsi, perché noi vogliamo ribellarci, perché sì, sicuramente. E poi ci siete tutti voi che... Siete una manica di stronzi messi assieme uno con l'altro, che della metà ne avrei a sufficienza, giuro, la quantità di stronzi che siete. Ma il nostro diritto di bellarci perché ci opprimi, sì. Tanto vieni qua che ti ammazzo per bene, faccio vedere io cosa vuol dire l'oppressione. Anche qui, no? Loro vogliono dei titoli, vogliono qualcosa, vogliono dei riconoscimenti. Ma io però è giusto che abbia questo. No, non è giusto per un cazzo che tu abbia quello, faccia di merda. Ma cercherò di essere magnanimo e farò una festa per ora. Sta feast. Sono... Sì, vabbè. Posso... Ah, giusto, quanti hai prigionieri adesso? Invece vediamo un po' che torture possiamo elargire. O comunque quali punizioni possiamo dare a dei degenerati come questi qui. Che tra l'altro... con loro in prigione, so già chi non devo liberare, quelli lì, che appena possono reinizieranno a rompermi le palle. Qui ci sono questi altri 4 che tenteranno di venire a darmi fastidio, quindi io per ora non libererei nessuno dalle prigioni, se non qualche figlio, qualcosa, vediamo se c'è possibilità di... Il bambino te lo libero. La ragazzina 17enne, vuoi che non te la libero? Andiamo a vedere prima se mi accettano quell'altro. Questo bambino qua? Ecco. Questo qua quanti anni ha? 14? Non lo voglio indietro. Allora, vediamo se avessi per caso, eh. Ah, visto che... è ostile, è cattivo, nessuno frega un cazzo se io lo ammazzo. Ma questo qua è il tizio della rivolta, no? A me interessa far cadere la testa di questa signora, invece, tipo.
Sono atti di tirannia verso quello, quell'altro, perché non è giusto. Come non è giusto, Dio santo? E se io la accecassi, non posso accecarla. Se domando la conversione, la bagascia si. Che poi, dov'è il mio prete? Stai proselitizzando, ma dove? Secondo voi dove? Ah, qui in alto, giusto. Esattamente da lei. Potrei chiederle. Ah, io li lascerei un po' in prigione per il semplice fatto che qua c'è. Sì, sempre il solito achievement che faccio, a quanto pare. Perché a quanto pare questi qua sono lì pronti. Ah, adesso si stanno culando indietro perché hanno visto cosa è successo. E via. Quindi io diciamo che. Li libererei piano piano chiedendogli la conversione in modo da essere sicuri. Perché noi abbiamo proprio questo problema qua di religione che non è proprio il massimo. Quindi proviamo, dai. Mi sbaglio io forse. Ah, questa era una tua vassalla? No, dove cazzo è la tizia? Ah, è questa. Allora, l'Absolute Tribal Authority te la fai andar bene. Qui non hai soldati. Ti rilascio per la conversione. Allora. Non accetterà. Allora stai in prigione, io che cazzo ti devo dire? Cioè. Ma guarda te un po' sti animali, Fidek. Ah, proviamo quest'altro. Tu hai 43 uomini, anche te. No, ransom no. Voglio che ti converti. Questo accetta. Voglio vedere quando accetta. Meno 14. Dovrebbe avermi fatto fare bella figura il fatto di aver schiacciato una rivolta del genere. Io con me stesso mi sento di aver fatto una bella figura. Sì, diciamo che abbiamo fatto robe belle. Avrei dategli quel posto lì, a me non frega un cazzo. No, è stata una bella festa. Allora, torniamo ai vecchi affari di una volta. Sì, è tutto molto bello, però lui qua avrà ancora 1000 alleanze. 4000 uomini, 600 uomini, 400 uomini, quindi 5000 uomini in totale. Non ci avviciniamo neanche con lo sputo. In più non ho prestigio. Forse possiamo, quello possiamo un pochino sistemarlo. Allora, io questo menu qua lo vorrei togliere, cioè veramente in mezzo alle palle, loro che l'hanno fatto, che cazzo? Ok. Beh, per un po' di soldi posso anche farlo. Secondo me questa vassalla qua sarebbe veramente contenta. E ha dei figli. Quali sono i regni che escono? Quello lì. Sì, perché lei crede che io lo permetterò, no? Il regno è mio, cioè avrò sempre dei claim su sta dannata cosa. Esatto. Vaffanculo lei. Ho dei figli? Sì. Figlia, più che altro. Vabbè, dai. Si può avere tutta la vita. Però posso prendere delle concubine, se non sbaglio. Scusate, eh. Ah, manco le concubine ci abbiamo con. Cioè, a me non è che le concubine con gli slavi, ma che cazzo di vita di merda mi fanno fare queste persone? Non lo so, non lo so. Lo
Lo so, e infatti te lo voglio dare, signora. Adesso mi vuoi bene? Vaccati io, se mi vuole bene. Ho perso un po' di soldi, ma almeno ho recuperato un pochino di prestigio. Cos'è che vuole questo qua? Tutte le mie sere guardando le stelle. Ho visto quello che i miei occhi hanno solo sentito parlare. Le stelle si muovono a velocità differenti. Ah, ok, posso iniziare a cercare. Oppure questo qua, You Gain Earthly Focused, che mi dà più. Questo mi porta al cinismo, quell'altro mi porta al coso. Cinismo. Devo essere zelota. Sì, è la tizia qua che non vuole. Sì, dai, non frega niente. Ho voglia di. Piuttosto zelota, che almeno prendiamo dei buff quando pestiamo gli altri. Io capisco che lei, signora, abbia. Allora, vediamo un attimo tra i miei vassalli più grossi. Ok. Prigioniera. Ok. Chi di conversione? Sei mio vassallo, però sei là sotto, non frega niente. Ok. Chi di conversione? Vediamo, due abbiamo chiesto conversione, probabilmente ci chiederanno dei soldi. Eccoci qua. Vabbè, uno almeno ce lo siamo portati a casa con un po' di soldi, ma. Ah, sì, dai. Una fazione è stata creata contro di te. Andiamo subito a vedere qual è questa fazione che hanno appena creato. Ovviamente i due stronzi del paese che sono rimasti stronzi. Guardateli. Guarda, faccia da stronzo che ha. Che brutta roba, comunque sta menata qua. Quando muori sei. Boh. Sei fregato praticamente. E non credo mancherà tanto, perché ha 73 anni, più la faccia che è ridotta come uno che ha preso pugni dalla mattina alla sera. E intanto noi cerchiamo nel nostro piccolo di migliorare. Perché non mi fa fare increase opinion? Avevo fatto increase opinion su una persona, ma non. Tu che problemi hai con me? Ma levati dalle palle, madonna mia, io sta gente qua non la sopporto. Tu di Pskov invece mi fai comodo. Sei mia alleata, quindi. Devo tenere un pochino buona. Sì, non voglio avere rompipalle in casa. Problema, ragazzi, è sempre quello, eh? Aspettare il momento giusto, non morire, cambiare la faccia del mio tizio perché sembra una Bertuccia. Short wave, perché non si dà un cazzo per la corona? Almeno così riesco a vederlo. No, vorrei. No, no, sei un po' antica. L'ho cliccato. No. Ok. Andiamo così. Beh. E poi mettiti la corona imperiale. No, dov'è? Fur. Allora. Così è, oggi andiamo così. Ah, la calma che arriva prima della tempesta. No, lui sta già bene così. Tosto, andiamo a caccia.
No, 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 no. Devo dare una revisione al mio esercito qua. E venga corta pure lei. 5.958 uomini. Qui siamo pieni e siamo a bolla. Abbiamo i cavalli, abbiamo tutto. Forse aumenterei un po' gli arcieri. No, per ora andrei via così. Whitrush è alleata con noi? Whitrush non è alleata con nessuno. Hanno 4.000 uomini solo così per i cazzi loro. Sarebbe il momento, ma io non ho gli uomini. Ne ho 5.000. Il fatto è che se li attacco. Boh, fidakmi. Cazzarola, che palle. Se li attacco. Questi 4.000 uomini. E io ho ancora un sacco di problemi all'interno della mia stupida. E in più preferirei prendere Karakiev, che questo qui non è ancora un duca. Cioè non è ancora un re, è un duca, quindi posso tenerlo sotto il mio regno. Mentre gli altri regni continueranno a esplodere piano piano. Ma tra l'altro non c'era mio fratello. Ehi là, signora. Ma lei? Lei non è tipo. Scusi, eh. Non accetta. È un po' brutto vedere quel buchino lì in alto. È giusto per. Possiamo provare a insomma, a parlarne, signora. Signora Uniga. Non se la prende sul personale, ovviamente. Non è una cosa personale, ovviamente. No, rispettiamo la sua privacy, battiamoci nelle palle quello che sta facendo, dicendo, succedendo. Non voglio sapere, l'ignoranza è un bene, ragazzi. No, ecco, quella roba qua non ho voglia che succeda. Metti sempre il generale che è fico. Sta andando così. Adesso conquistiamo e portiamo a casa. 5.000. Il mio obiettivo principale è questo qua, però. Anche lui è 5.000 praticamente. Diamine. Se solo avessi la quantità di soldati che aveva mio padre. E io qua sto ingrandendo le cose. Però 82 mi dà 200 e pago 200. Eh sì, bisogna farle queste cose qua. Bisogna avere più soldati, bisogna espandersi. Bisogna trovare uomini da ogni dove. Così me lo sono preso pure io quel posto qua. E siamo a bolla, mi dà altri 300 uomini. Qua come va il controllo? Il controllo va abbastanza bene. Però la mia preta qua che deve. Cioè, quanto vuoi che ci voglia ancora? Scusami un attimo, 3.000 anni? Che è questo qua? Qua non è uno di quegli stronzi che mi ha attaccato prima. Abbastanza sicuro che sia così. Ma no, è qua fuori. Re degli Urali. Cos'hai da offrirmi? Madonna mia. Levati. Hai niente da offrirmi. Se no un fastidio e voglia di morire. E a te, guarda, quasi quasi te la darei pure la tua stupida libertà. Per essere inglobato dai Khazari. Madonna mia, che schifo. Sembra una macchia di piscio gigante. Comunque, prima di andare avanti, io direi di fermarci qui per ora. E vedere nella prossima cosa è successo là. Ciao.
Cioè, lui mi sta venendo a raidare con tutti gli uomini che ha a disposizione. Ho preso un tosello, l'amico qua sotto, eh. Sì, tu so che sei una mignotta, però sei... Bah, accettiamo sta cosa qua. C'è un po' presuntuosello davvero questo tizio qua che viene qui e mi piazza le cose sotto casa. Ma come cazzo si permette? Ah, l'hai appena fatta la cazzata, eh? Io non ho problemi a entrare qua. Quando io entro... E se io vinco, ed è probabile che vinca, faccia di merda, e tu rimarrai bello indebolito da questa cosa. Oh, il re della Bulgaria. Il re della Bulgaria è bello grosso, cazzo. Il re della Bulgaria possiamo supportarci bene. Stai combattendo contro qualcuno, no? Accetto l'alleanza con la Bulgaria. Dov'è che stavo combattendo? Qua. Vi facciamo passare noi la voglia adesso di fare i simpatici. Venite qua. No, non tornare a casa che adesso vengo a prenderti il giro. Non lo so, mia moglie già mi sopporta malapena. Una distrazione per stanotte. No, scusate, non si capiva un cazzo. Eh no, io spingo qua, cioè anche se perdo 100 uomini solo per entrare, quello che vuoi... E loro combattono in difesa dentro le mura e tutte quelle menate lì. E io gli vado dietro, ma cioè, ma cos'è sta caffonata? Vai. Abbiamo perso il nostro maresciallo, è vero. Ma abbiamo un sacco di pretendenti che vogliono andare lì a morire al suo posto. Sì, vabbè, fai vedere. Quantitativo di fazioni che si viene a creare. Poi perché roba, cioè, madonna mia, sono proprio due stronzi. Ah, basta, visto che li ho pestati due volte, il gioco dice basta, dai. E se io adesso ti attacca... Tu 2400, vedi? 400, quindi 2008. Scusa un attimo, ma sei in guerra così tu? Porca puttana. Mi stanno forzando la mano. Ragazzi, fermo qua. Adesso davvero, fermo qua. Perché... E poi vedremo più avanti cos'è sta cosa. A dopo, a domani o quello che sarà.